per arrivare al concetto e poi vi divido in gruppi per iniziare oggi a lavorare sulla definizione di che cosa vogliamo comunicare e domani invece faremo un'esercitazione, ci integreremo sugli strumenti per valutare quello che noi mettiamo in campo, comunichiamo, quali sono i livelli di accesso, partecipazione che riusciamo a mettere in campo per avvicinare diverse tipologie di pubblico. Ok? E lo sviluppiamo insieme. Prima vi faccio lavorare un po' in gruppi perché diciamo, una delle principali caratteristiche è quella che ognuno di noi lavora, è abituato a lavorare in maniera individuale. In realtà, cioè, a meno che voi non siate dei geni, molte teorie sullo sviluppo della creatività sostengono che i gruppi creativi sono quelli che in qualche modo riescono ad essere più efficaci, ad essere più innovativi, a sviluppare dei prodotti creativi che poi hanno una certa sostenibilità sul mercato. Cioè, perché questo? A meno che appunto non siate Leonardo da Vinci, Michelangelo, che avevano due tipologie di intelligenza, la fantasia e la concretezza, quindi la capacità di tradurre concretamente e con strumenti logico-matematici in alcuni casi, soprattutto per quel che riguarda Leonardo, di arrivare alla creazione di un prodotto. Allora, quello quando in voi coesiste la fantasia e la concretezza è definita genialità. Per tutti gli altri, invece, ci si va a compensare. Nei gruppi ci sono persone che sono più fantasiose, altre che hanno tipi di intelligenza legati più alla concretezza, alla capacità logico-matematica di tradurre quella intuizione, che tra virgolette chiamiamo fantasia, così viene definita dai teorici che studiano appunto la creatività, di tradurre quella fantasia in arte, in emozione, in relazione. Quindi, se noi creiamo dei gruppi in cui si vanno a integrare le diverse tipologie di anche competenze in questo caso, no? Perché ci sono alcuni di voi che hanno più una competenza di tipo disciplinare, ci sono altri invece che hanno più competenze dedicate alla comunicazione, ci sono degli altri ancora che hanno delle conoscenze, conoscenze e poi anche delle competenze un po' più tecniche. Quindi, se noi creiamo dei gruppi in cui rappresentiamo, abbiamo le diverse tipologie di competenze, molto probabilmente lavoreremo su una proposta progettuale più completa, no? Allora, qualcuno mi sa che non è i due ragazzi, no? Che stavano fuori. Va bene, andiamo avanti, stanno arrivando, vedo il ragazzo con la maglietta verde. Allora, ci eravamo fermati su come noi comunichiamo la cultura. Allora, scendiamo un pochino di più nel dettaglio. Quando comunico, che cosa faccio? Lancio un messaggio. Quindi devo sapere principalmente che cosa voglio dire. Io voglio comunicare, ma che cosa voglio comunicare? Sai, io voglio comunicare che il museo esiste. Allora, se io voglio comunicare che qualcosa esiste, molto probabilmente non mi limiterò a dire è qui, no? Il fatto che esiste lo porta ad avere determinate caratteristiche. È collocato in un determinato territorio che lo caratterizza è caratterizzato dalla sua collezione, no? Che è presente all'interno del museo, è caratterizzato da tutta una serie di aspetti ambientali, sociali e culturali che rendono quel museo, quel luogo, quel prodotto culturale unico. Quindi un altro concetto che andiamo a introdurre nel momento in cui andiamo e vogliamo comunicare il nostro prodotto culturale, la nostra attività, il nostro uso prodotto culturale per comodità e semplificazione, però vogliamo comunicare anche un paesaggio, lo devo comunicare come un prodotto unico, un prodotto che si differenzia e diversifica da tutti gli altri e quindi devo creare una comunicazione che
desta curiosità, abbiamo detto precedentemente, che crea una relazione, che spinge ad una scelta, quindi io scelgo quel luogo perché quel paesaggio non è uguale a quello della Toscana, non è uguale a quello di un altro territorio, e quindi mi permette di vivere un'esperienza unica. Questo lo faccio nella mia comunicazione, cioè questi sono gli obiettivi della mia comunicazione. Poi devo scegliere a chi lo dico. A chi lo dico? Cioè, quindi lo dico agli stranieri, lo dico agli studenti, lo dico agli anziani, lo dico alle famiglie, lo dico ai non vedenti, lo dico alle persone disabili. A chi lo dico? Se io lo dico ai divorziati, lo dico ai single, lo dico... cioè, devo sapere esattamente a chi mi voglio rivolgere. Poi devo decidere anche chi lo dice. Molte campagne di comunicazione scelgono dei testimonial, no? Il testimonial famoso, no? Cioè, allora, se io scelgo Dustin Hoffman per comunicare le marche, come è stato fatto spendendo milioni di euro per questo tipo di comunicazione, rischio di non essere efficace. A chi mi volevo rivolgere? Agli italiani? E quindi qual era il messaggio che volevo lanciare? Cioè, perché ho scelto quel testimonial? Perché è rappresentativo di che cosa? Cioè, le marche sono perché si legano, cioè, se il messaggio fosse stato le marche sostengono il cinema, allora aveva un senso. Se invece io scelgo un testimonial che non è rappresentativo di nessun messaggio, lo scelgo soltanto perché è famoso, la mia comunicazione è fallimentare. È stata una delle campagne di comunicazione più criticate, perché c'è stato un grosso investimento per avere quel testimonial, ma gli studi di comunicazione non sono stati in grado di utilizzare quel testimonial per collocarlo all'interno, per avvicinarlo quanto più possibile al messaggio che io volevo lanciare. Quindi è fondamentale nella comunicazione capire che cosa voglio comunicare e chi lo dice. Lo dice un uccellino perché? Lo dice un personaggio famoso perché? Lo dice il direttore del museo perché? È la persona che si prende cura del museo? Cioè, lo dicono i bambini perché? Cioè, se voi da queste cose che io vi dico fate una breve carrellata delle campagne di marketing e comunicazione che vediamo, no? In giro, ce ne sono alcune a cui avrete difficoltà a dare un senso. Dice, ma perché gliel'ha fatto dire a quel personaggio? Cioè, se è lontano, se non è immediato. E qui ritorniamo al discorso precedente, no? Cioè, io se lancio un messaggio deve essere comprensibile ai più che lo vedono. Cioè, non devo creare poi degli elementi di supporto come accanto ci devo scrivere che cosa sto comunicando, no? Cioè, deve essere immediatamente riconoscibile quello che vuoi dire, ma non banale, quindi non è che devo lavorare per luoghi comuni. Quindi non è che devo lavorare necessariamente per cose che sono riconoscibili. Qua non ce l'ho, però vi porto una campagna che era molto interessante, no? Che lavorava proprio su questo. Allora, definire la struttura di come esprimere il contenuto. Una volta che ho deciso che a dirlo sono gli anziani, no? Voglio fare una serie di attività, l'aperitivo con i nonni al museo, no? E chiedo alle scuole che partecipano alle mie attività di venire accompagnati dal nonno. Io do dei biglietti gratuiti, chiedo di venire accompagnato dal nonno la domenica sera per l'aperitivo. Quindi il messaggio è veicolato dai bambini in questo caso, no? Ed è funzionale che sia fatto da loro. Oppure posso farlo comunicare a una persona che è un soggetto terzo rispetto a questa relazione, però che comunica questo.
Cioè, ho bisogno che lo comunichi Madonna? Che è una pop star? Molto probabilmente no. Non è funzionale al tipo di comunicazione che voglio avere. Poi devo decidere qual è la struttura simbolica che voglio utilizzare. Il sistema dei simboli è un sistema molto complesso, perché ci sono simboli immediatamente riconoscibili a tutti, la croce. Riconoscibile a tutti, a tutto il mondo? Sì, perché si è diffusa in tutto il mondo. Ma se io scelgo già dei simboli che hanno senso per una determinata comunità, ma che non sono riconoscibili in tutto il mondo, se io scelgo il simbolo della taranta, no? Allora, chi lo conosce? Noi che comunque in qualche modo ci abbiamo legato un marchio, no? Della nostra tradizione, le persone che in qualche modo sono state nel nostro territorio o le persone che hanno visto un concerto della Notte della Taranta a Pechino, no? Cioè, che l'orchestra gira in tutto il mondo, cioè quindi che sono entrate in contatto con quel determinato simbolo, ma non è detto che tutti sappiano che cos'è. Lo diamo per scontato perché tu pensi che tutti debbano conoscere la tradizione, no? Ma l'80% delle persone non sa di che cosa parliamo. Di persone che dicono: ah sì, la taranta, cioè, non sa di che cosa parliamo. Allora, molto probabilmente quel simbolo è riconosciuto da alcune comunità che entrano a contatto con il significato e gli danno un significato, un riconoscimento simbolico, ma non per tutti. Quindi se io, il mio obiettivo è comunicare a tutti, quindi sempre parto a monte, se io voglio comunicare a tutti, cioè utilizzo dei simboli che sono familiari, che sono riconoscibili da tutte le comunità. Allora, quattro altre cose fondamentali. Cioè, io quando comunico devo identificare uno slogan. Cos'è lo slogan? Cioè, che qual è l'obiettivo? Cioè, deve cogliere lo spirito, l'essenza. Per chi fa comunicazione questo sarà, diciamo, il pane quotidiano, no? Cioè, io devo comunicare qualcosa, devo scegliere di farlo in maniera incisiva, immediata, riproducibile, comprensibile, deve essere capace di farsi ricordare nel tempo. Se noi pensiamo a molte campagne di comunicazione, io mi ricordo la storia che raccontano, le immagini, ma non so qual è il marchio a cui sono legate. Cioè, ho capito qual è il messaggio, ma non so qual è il marchio. Perché ci sono dei pesi nei livelli di comunicazione ed è stato dato un peso maggiore, no, all'immagine e al messaggio che era scollegato completamente dal risultato. Ricordo per esempio una pubblicità in cui venivano sottolineate le imperfezioni e quindi c'era l'immagine di una donna stupenda, straordinaria, che si girava di profilo e aveva il naso storto, di un'altra che si girava e non aveva una gamba, di un'altra, cioè mi ricordo tutta questa storia, poi dice: sai, le cose non sembrano mai quello che sono, l'unica cosa affidabile è questa macchina, no? Cioè è la macchina, la pubblicità di una macchina, ma io non ricordo assolutamente qual è il marchio della macchina. Cioè, questo è fallimentare, perché sono stati efficaci nel lanciare il messaggio, ma poi non hanno creato un cosiddetto ancoraggio al marchio principale, no? Cioè, all'obiettivo principale che ci siamo dati. Deve avere una riconoscibilità, abbiamo detto, attraverso un simbolo visivo, un tematismo. Cioè, se il tematismo è l'archeologia, se il tematismo è per esempio Antonia, se non sbaglio, ci parlava, no, per esempio dell'archeologia e il paesaggio, no? Per esempio ha scelto, no, qualcuno mi parlava, no, l'archeologia e il paesaggio, no? Scegliere di collegare la fruizione archeologica al paesaggio, no? Quindi al verde lo collego a un certo tipo di stile di vita, all'aria aperta, a dei momenti di intrattenimento, allo sport, cioè ci riesco a collegare di supporto tutta una serie di attività che possono essere in qualche modo le attività accessorie dell'attività principale, che è
fruisco, no, questo determinato percorso, che è un percorso che ha poi la possibilità di avere degli itinerari che si vanno a integrare col percorso principale, no? Quando parlo di la strutturazione di un itinerario. Scelgo per esempio una cosa che si fa molto spesso è legata più agli eventi, no? Tutti voi avete presente, non so, le Olimpiadi, no? Gli eventi mondiali. Perché? Perché qual è il messaggio che comunicano, no? Lo spirito olimpico, no? La rappresentatività mondiale, l'integrazione di tutti, in competizione, per carità, però riunite da un obiettivo, un simbolo, no? Cioè, che sono appunto, ce l'ho anche qua, no, ce l'ho dopo, il simbolo degli anelli, no? Rappresentati da tanti colori e quindi che rappresentano le varie culture, no? Nel quale ci riconosciamo tutti. E sappiamo esattamente di che cosa stiamo parlando. Se io vi dico giochi olimpici, voi non pensate al circo, per esempio, no? Pensate immediatamente allo sport. Pensate immediatamente a una serie di momenti in competizione, no? Dedicati a tutti gli sport a livello mondiale. E quindi so immediatamente di che cosa si parla. Lo stesso dovrebbe essere per il vostro evento. Non devo avere margine di incertezza quando, cioè, o devo leggere tutte le attività per capire esattamente di che cosa si tratta. Perché se più è lontano dall'obiettivo, l'attività propria, più difficoltà avrò a ricordarlo. E ricordarlo significa parte della scelta, contribuisce a parte della scelta che io faccio di esserci, perché non me lo segno, perché comunque mi sfugge, perché faccio fatica a ricollegarlo, cioè, no? Perché è difficile comunicare la cultura? Perché? Uno sforzo, cioè la cultura è sforzo, cioè, se noi, non lo so, pensiamo a un'opera d'arte, prevede uno sforzo. Perché prevede uno sforzo? Che richiede qualcosa. Quindi noi che dobbiamo fare? Ridurre quello sforzo. Cioè, io non posso entrare in un museo e pensare che è una fatica. Cioè, perché io non collego una visita, un andare a teatro come un'attività legata a un divertimento? E la musica sì? Inizio a introdurre un altro elemento. Perché? Perché la musica? No, però se noi pensiamo, allora io ho detto la musica e tu ti sei immaginato subito il concerto rock, no? Cioè, o comunque un concerto in cui c'è un sacco di gente che sta lì, si diverte, eccetera. Io potevo pensare anche a una manifestazione musicale su la lirica. La lirica è immediata? No. Perché la lirica è immediata e il concerto rock è immediato? Perché la lirica richiede dei livelli, cioè richiede quello sforzo di comprensione di cui parli tu. Non è l'immediatezza, no? Cioè, non ci entro in relazione in maniera immediata. Perché devo avere il libretto per seguire quello che dicono, altrimenti non riesco a capire quando cantano. Perché me la ripropongono in un altro modo, perché è una cosa della quale io non ho conoscenza. Quanti di voi hanno mai visto una rappresentazione di un'opera lirica? Una persona. Fa due, cioè,
per caso in televisione, non lo so, no dai, ci sta, no? Per esempio a Valencia, per avvicinare quante più persone possibile all'opera lirica, gli attori e i cantanti hanno deciso di andare al mercato principale, che è uno dei mercati storici più importanti di Valencia, e uscivano dai banchetti della frutta cantando. Cioè, mi vuoi dire che quello ti ha richiesto uno sforzo? Mi vuoi dire che quello non ti emoziona? Cioè, c'era gente che piangeva di fronte a uno che li cantava per la tensione, per l'emozione, di fronte a una persona che cantava solo per lui, anche se non capiva niente di quello che stava dicendo. Cioè, assolutamente. Perché questo è diverso? Di renderla accessibile a tutti. Ma non è che loro hanno cambiato il codice linguistico, hanno cambiato il luogo in cui normalmente viene rappresentata, no? Cioè il teatro. E quindi non sei tu che devi andare in quel luogo, ma sono io che esco dal teatro e vengo nel luogo dove tu fai la spesa. Cioè, quanto di più popolare c'è in un mercato e quanto di più elitario della cultura alta c'è nell'opera lirica, no? Cioè, le due cose, se pensate, non comunicano. Quindi il nostro lavoro è di ridurre quanto più è possibile lo sforzo che una persona deve fare per comprendere quello che ha di fronte. Allora, i prodotti più difficili da comunicare sono, prego, bene, questa è una risposta che mi piace. Bene, sono d'accordo. Sono d'accordo al 100%, perché comunque ovviamente ci occupiamo di questo, allora no, ovviamente non posso che condividere. Per me la cultura dovrebbe essere, appunto, avendo a che fare con la bellezza, con la vita quotidiana, con la rappresentazione, con la relazione, con le emozioni, con la tradizione, con la cultura, con tutto quello che ci siamo detti, dovrebbe essere la cosa più semplice da comunicare. La cultura dovrebbe essere come mangiare, come, per questo avevo lanciato, no, una serie di laboratori, cioè in realtà, cioè, è semplice, no? Quello che ti viene in qualche modo è facile da capire, qual è il gusto, mi piace, non mi piace, no? Tu quando mangi tenti di capire quali sono gli ingredienti che ci sono, che cosa, qual è il sapore che lascia, no? Non ti fai delle domande tipo di fronte a un piatto dici io questo non lo capisco se non lo assaggi, no? Di fronte alla cultura, prima di viverlo come esperienza, mi pongo, no, la barriera del non capisco. Ci sono, diciamo, dei livelli sicuramente di difficoltà legati, uno, al sistema culturale rispetto a quello che dici tu, perché il primo è quello che a volte molte persone che detengono il sapere, quindi il direttore piuttosto che il responsabile, non vogliono che la cultura, anche gli artisti stessi, cioè, sia di massa, no? E quindi poi anticipiamo un po' quello che era anche parte del focus tra una cultura alta e una cultura popolare, no? Cioè, come alcuni vogliono che sia elitario il sistema dell'arte contemporanea, perché è radical chic andare all'inaugurazione della mostra di arte contemporanea che apre in un determinato museo, perché so di incontrare tutta una serie di persone che sono sensibili a un valore che do al contemporaneo. Quindi non è perché sono d'accordo con te, non è difficile da comunicare, ma sicuramente non si mettono in campo gli strumenti per rendere questa comunicazione più semplice, perché è difficile fare una mediazione. Io con molti dei direttori museali, soprattutto dei musei archeologici, c'è questa difficoltà, cioè, se non utilizzi questo termine in latino o non utilizzi questo, cioè
stai un po' omettendo l'informazione, quindi l'informazione non è scientifica, non è esatta, non è, cioè, questa è la principale difficoltà che ho. Allora, quando la direttrice di un museo scientifico una volta mi disse: non mi importa che loro sappiano riconoscere una foglia, no? Cioè i lineamenti di una foglia da un'altra, oppure la specie, cioè mi interessa che che appartengono a una stessa, che riconosce che appartengono a quella specie, ma che non sa il nome in latino, no? Di quel determinato animale. Mi interessa che loro si pongano delle domande, mi interessa che loro siano attratti, che siano curiosi, che poi vadano in qualche modo a interagire, ad approfondire, ad avere voglia di approfondire. Cioè, se io non creo questo primo step, cioè, quindi mi trovo il nome in latino lì, non lo capisco, cioè, non lo capiscono, uguale non mi interessa. Cioè, non lo capisco, poi creo tutta una serie di condizioni per le quali vado a casa, me lo cerco, non mi ricordo come si chiama, no? Cioè, non funziona così. Quindi sono d'accordo con te in linea teorica. Nella pratica, invece, c'è una difficoltà di comunicare la cultura legata un po' sia alle persone che in qualche modo gestiscono la cultura, cioè, e quindi c'è un primo scoglio da superare culturale, no? E l'altra è legata appunto alla mancanza di tradizione, di strumenti che vengono messi in campo per creare questa relazione, per creare i livelli cosiddetti di accesso, no? Alla comprensione economica, culturale, sociale, insomma ambientale, come ci siamo già detti. I prodotti però più difficili da comunicare sono la lirica, come vi dicevo, proprio perché richiede uno sforzo di comprensione del testo, no? Perché è lontana, perché è di nicchia, perché non fa parte tra l'offerta, no, dei consumi culturali ai quali noi siamo abituati. Cioè, se voi doveste immaginare il pubblico della lirica, come sarebbe? Fisicamente proprio. Sì, con le piume di struzzo. Elegante in abito da sera. Poi? Col monocolo. Cosa? Col monocolo. Col binocolo, ottocentesca, diciamo, un pochino come visione. Tartarugati. Nobili. Quindi, cioè, condizione economica ricchi, perché pensiamo che uno spettacolo di opere costi tanto, no? Pensiamo che sia un luogo, quindi, di cultura alta, no? Quindi con un determinato reddito, di persone anagraficamente di che età? 50 in su, anziane, no? Cioè, anziane no, 50 anni in su, ok, maturi, ok. Invece se ci immaginiamo il pubblico dell'archeologico, chi è il vostro pubblico? Famiglie. Siamo noi, cioè, è un pubblico molto ristretto. Sì. Però invece, cioè, quanto potenziale ha l'archeologico? Enorme, perché racconta la storia, no, dei popoli, cioè la storia del mondo, la storia di come nasce, si evolve e caratterizza alcune società. Ha un potenziale narrativo inestimabile. Quindi, cioè, il problema non è tanto del prodotto culturale in sé, assolutamente, archeologico, ma di come è comunicato. Cioè, che strumenti creo per, cioè, a chi di noi non piacerebbe sentire, no, o immaginare la storia di un determinato oggetto? Se è fatta in maniera accattivante. Se tu mi proponi un pannello alto quanto quello che abbiamo di fronte, scritto carattere 10, che io devo fare, devo fermare, leggere, decodificare i termini in greco antico, latino antico, riferimenti a figure
che non fanno parte, no, anche della mitologia più conosciuta, o di figure che comunque sono dei personaggi storici che io ho difficoltà a collocare le mie storicamente, anche per ignoranza, ma cioè ignoranza nel senso che io ignoro quella parte, perché banalmente mi sono specializzato in un altro settore, quindi quell'informazione ho dovuto per il momento metterla da parte, no? Però che non è detto che non esista dentro di me. Poi c'è, allora, quindi la lirica e l'archeologico sono delle cose anche molto distanti dai miei tempi, no? E questo invece che essere un elemento di forza per creare la relazione, diventa un elemento di debolezza della mia comunicazione. Un'altra cosa difficile del contemporaneo, cioè un altro punto prodotto difficile da comunicare, è il contemporaneo. Perché? Perché non si capisce. Mancano quelle dinamiche, cioè quei prerequisiti che si danno come prerequisiti, cioè quelle informazioni che sono necessarie per decodificare il messaggio che l'artista ha deputato all'opera stessa. E questi messaggi via via sono diventati sempre più elitari, nel senso che lo conoscono l'artista e solo le persone più intime all'artista, più strette, certo, diciamo, all'artista, che l'artista conosce, e in un certo qual modo crea quel fenomeno di radical chic, no? Io appartengo a questo milieu, cioè, culturale, ti so dire perché colgo il senso. Certo. Anche perché utilizzano dei linguaggi, appunto, come dicevamo, che in alcuni momenti sono innovativi, no? Se vogliamo, quindi non fanno parte degli strumenti che noi siamo abituati a utilizzare e quindi immediatamente riconoscibili, no? Cioè, man mano invece l'utilizzo di alcuni concetti con i quali non abbiamo familiarità, che creano una rottura con il precedente. Cioè Andy Warhol, se pensate, no, tutti gli artisti diventano grandi artisti o dopo che sono morti, dopo che è passato del tempo, dopo che ci sono state delle letture delle opere che hanno avvicinato il pubblico alle opere d'arte. Anche Van Gogh non era mai stato riconosciuto come un grande artista. E se pensiamo a quanto vale economicamente adesso un Van Gogh, cioè nessuno di noi direbbe un quadro di Van Gogh non è arte. Però molti di noi potrebbero dire che il dito medio di Cattelan sulla montagna di sale, cioè, la montagna di sale a Piazza Duomo non è arte, no? Cioè è una provocazione, sei un comunicatore, tu hai realizzato un'opera d'arte, ma tra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 100 anni, qualcun altro dopo di noi riconoscerà a quell'opera un senso, perché è rappresentativo di un determinato momento, perché voleva comunicare un messaggio di rottura rispetto alla produzione artistica precedente e avrà lanciato una nuova strada di produzione artistica, no? Cioè, questo, cioè. Allora, dicevamo brevemente, non so che ore sono, siamo quasi. Vi presento questa campagna promossa appunto da un'agenzia di comunicazione per promuovere la nuova stagione lirica della provincia di Lecce. La campagna prevede come protagonisti dei personaggi un uomo che ride, una ragazza con i capelli colorati, una ragazza con appunto una parrucca, no? Che è simbolo dell'Ottocento. Quindi tutto quello che voi avete detto qui, loro lo smontano. Dice, scusa, snob a chi? No? Abbiamo detto elegante, appartenente a un certo milieu. Antica a chi? Cioè, il linguaggio dell'opera lirica può essere contemporaneo. Poi voi avete pensato tutti all'opera lirica italiana.
L'opera lirica in realtà è diffusa in tutto il mondo. Avete mai visto l'opera, non lirica necessariamente, l'opera di Pechino? Vi è capitato mai in televisione? È più vicino a uno spettacolo circense che alla rappresentazione dell'opera come siamo immaginati noi a vederlo. Quindi, se uno vi chiede, vi piace l'opera? Non specifica lirica di nessun paese, eccetera. La prima risposta che voi date è no. No? Cioè, perché una cosa... Cioè, saresti disposto a spendere 400 euro per vedere un'opera? No. Perché è lontana, no? Da quelli che sono i tuoi fabbisogni culturali e da quello che rientra nella sfera delle tue scelte, quindi del tuo potere d'acquisto, di quanto gli individui sarebbero disposti a pagare per fruire, in questo caso un'opera o un museo, eccetera, rispetto alle aspettative che hanno. Vai. Sì. Il prezzo dei biglietti per gli spettacoli era in linea? Era proporzionato. Ah, ok. Perché la campagna, chi era rivolta? Era rivolta ai ragazzi al di sotto dei 30 anni, che vedevano, loro avevano fatto un'indagine di marketing prima, chiedendo come era vista l'opera lirica da ragazzi di 30 anni. E loro dicevano che era antica, snob e noiosa. E quindi loro hanno utilizzato... tre immagini: quest'uomo che ride sguaiatamente, no? La ragazza punk che ti dice appunto noiosa a chi, cioè immaginando che fosse una cosa divertente, e la, addirittura la bambina, cioè no? La ragazza, quella, una ragazza che può avere un'età tra i 10 e i 12 anni, no? Che decide di andare all'opera perché lo vede un luogo divertente. E ovviamente gli abbonamenti della stagione erano ridotti del 60%, cioè quindi ho abbassato il prezzo per avvicinare nuove tipologie di pubblico all'opera. Ok? Quindi chi era, cioè a chi comunicavo? Cioè non comunico a chi penso che sia già coinvolto o che già, cioè io comunico anche per uno che frequenta, no? Che è comunque un pubblico di quelli fidelizzati, no? Cioè, quindi che ha l'abbonamento, che va a tutti gli spettacoli. Vedere una campagna di questo tipo, cioè, dovrebbe far piacere, no? Cioè, l'allargamento del pubblico rispetto, cioè, comunque anche se avessi 50-60 anni sorriderei comunque di fronte a una campagna di questo tipo, no? Cioè, o comunque mi farebbe riflettere sul fatto che lavora sul luogo comune legato all'opera lirica. Finiamo questo tipo di campagna più anche istituzionale e poi facciamo la pausa. Anche il MIBAC, cioè, ha deciso di lanciare una campagna di comunicazione. Se voi pensate fino a 10 anni fa, le istituzioni non comunicavano, pensavano di non dover comunicare la loro esistenza. C'erano pochissime quelle che avevano un sito web, per esempio, no? Poi, vabbè, con l'agenda digitale o comunque con l'adeguamento normativo e tutti i luoghi della cultura comunque hanno almeno una scheda descrittiva sui siti ufficiali degli enti pubblici, no? Perché proprio per essere dei beni pubblici devono essere accessibili a tutti, e quindi molti di questi luoghi non hanno un biglietto d'ingresso. Nonostante questo non ci va nessuno, perché nessuno sa che esistono, no? E quindi anche le istituzioni sono un po' diciamo attivate da questo punto di vista e pensano di dover avere di gestire un canale YouTube, di avere utilizzare i social network. Il MIBAC è su Facebook e su Twitter, no? E anche è un'attività, diciamo, abbastanza interessante, perché ogni giorno comunque comunica, sottolinea, promuove una serie di iniziative che sono svolte all'interno dei luoghi statali. Questa è stata una delle campagne più criticate degli ultimi tempi.
lo slogan era: se non lo visiti, lo portiamo via. Questo è il Colosseo. Il David di Donatello. Cioè, perché? Cioè, il motto era questo. Perché, appunto, anche se sono... Che cosa? Non si vedono? Perché è un po' chiaro forse lo schermo, possiamo un po' lavorare sul su scurire il... no? Ah, dice che c'è troppa luce forse? No, per voi più che altro, perché non vedete niente. Do. Cioè, e poi, diciamo, il payoff era: in Italia ti aspettano da sempre i più grandi capolavori della storia degli altri, no? Dell'arte. Cioè, il ministero che bisogno aveva di fare una campagna di questo tipo? Perché, cioè, innanzitutto sono i cittadini residenti, cioè, se voi chiedete ai fiorentini quanti visitano gli Uffizi, sono pochi, perché ci sono sempre le file, perché ci sono i turisti, eccetera. Quindi questa campagna tenta di creare, no, un senso di appartenenza tra le opere, i monumenti, cioè la cultura presente sul territorio e i cittadini, e lancia una provocazione: se tu non vieni a vederlo, io lo porto via. Cioè, la provocazione più grande rispetto al Colosseo, no? Come vedete, questo qui lo stanno smontando. Scusate? Esatto. Sì. Infatti, certo, però nasce, ecco, per esempio, no? Voi non avete colto l'input da cui nasce la campagna. Allora, c'era un problema legato al restauro del Colosseo, che è molto oneroso, e ci sono dei soggetti che gestiscono i servizi aggiuntivi, quindi la visita guidata, le audioguide, cioè, gestiscono i servizi del Colosseo, che ovviamente non si occupano della manutenzione ordinaria e quindi del restauro, della conservazione. Loro si occupano tanto di quei servizi. Poi il Colosseo dovrebbe essere, appunto, restaurato, siccome richiede, essendoci molto smog nella città, è un bene che è soggetto molto spesso, no, a danni legati all'inquinamento, e quindi diventa tendenzialmente nero, no? E riportarlo al colore originario richiede un lavoro continuo, costante, di resa, che richiede grossi investimenti. Allora, i cinesi hanno proposto di comprare il Colosseo, di smontarlo e rimontarlo in Cina. Questa è stata una cosa che ha fatto uno scalpore senza precedenti. Noi non abbiamo le risorse per poterlo tenere così, no? I cinesi hanno detto: va bene, ve lo compriamo noi. Cioè, si è scatenato, ovviamente, diciamo, molte... in qualche modo manifestazioni di dissenso rispetto a questo, cioè, è mio, no? Cioè, sì, è tuo, però se tu non vai a vederlo, cioè, allora è tuo perché te lo portano via, se tu non vai a vederlo, noi te lo portiamo via, cioè, quindi lo vendiamo a qualcun altro. Quindi nasce da questo tipo di provocazione, però, cioè, per gli addetti ai lavori che hanno seguito tutta la questione, il restauro, l'investimento, cioè, no? Quindi per una nicchia, cioè non è un messaggio immediatamente comprensibile a voi. Cioè, voi leggendo questo, invece, vedete, che cosa leggete? Subito il senso di sfida, no? Cioè, quindi di dire:
è lì, cioè tu devi venire a vederlo perché quello è il tuo patrimonio, non mi dai un supporto alla mia scelta di venire a vederlo e visitarlo, no? Viene da un ente che in realtà è dedicato proprio a quello, esatto, no? Infatti hanno deciso di eliminare la direzione generale per la valorizzazione, cioè, diciamo, molte di queste scelte. Poi c'era un'altra provocazione rispetto a questo, ve lo racconto perché, cioè, in realtà ci dà un po' il senso delle cose. Chi era il direttore generale? Era Resca, no? Quindi tu immagina, dice, sai, non è difficile da comunicare, non è difficile, però tu immagina una persona che era abituata a comunicare. Voi molto probabilmente anche nel vostro modulo di marketing avete fatto una distinzione tra il modello tradizionale del marketing e il modello applicato alle arti e alla cultura, no? Uno è determinato dal mercato e quindi quante persone acquistano il panino di McDonald's perché hanno fame, perché appunto ha un certo tipo di comunicazione. Il marketing delle arti e della cultura, no, segue delle altre logiche, perché parte da prodotti che già esistono, quindi non sono determinati da un fabbisogno di fame, di soddisfare un senso, cioè non è che di per sé esiste il bisogno di cultura, no? In teoria per me sì, cioè nel senso uno dovrebbe avere, però è parte di un processo di educazione, quindi il prodotto già esiste. Comunicare questi due prodotti, no, comporta una serie di elementi molto diversi, perché qui parliamo di un prodotto non commerciale, ma parliamo di prodotto che ha un'identità, che ha un valore, che ha una riconoscibilità, una storia, no, che appartiene al suo territorio. Cioè, se il gruppo di acquisto dei cinesi mi dice lo smonto, lo porto via perché i cinesi non hanno il concetto di chi ha studiato un pochino, cioè non restaurano, cioè loro abbattono e ricostruiscono, no? Uguale a prima, però non restaurano, perché li costa di meno effettivamente, no? Cioè li costruiscono, anche in Giappone fanno così, e quindi diciamo la nostra è invece una tradizione del conservare, no? Del restaurare, di fare manutenzione per poter permettere a quei luoghi di rimanere uguali esattamente a come erano quando li hanno costruiti. E quindi, cioè, però a te ti sfugge, no? Cioè, te che non hai magari un certo tipo di approccio e strumenti, no, di comunicazione culturali, ti sfugge che tu non devi, cioè, devi comunicare quel prodotto culturale tenendo conto di tutte quelle determinate di quei determinati valori che gli vengono attribuiti. Ok? Insomma, questa è un'altra campagna di comunicazione sempre fatta da loro. Cosa sarebbe l'arte senza le donne? Questa è per l'8 marzo. Eh? No, ma ne posso portare tantissime. Cioè, sono tutte così, tutte. Cioè, allora, no? Mi va bene pure la provocazione, no? Però, cioè, cosa sarebbe l'arte senza le donne? Sarebbero tutti uomini, rappresentati tutti uomini all'interno delle opere d'arte. È veramente così riduttivo, cioè, no? Cioè, non lo so, già stai facendo un discorso di genere, no? Molto etichettato, molto, cioè, anni 70 quasi, se vuoi, no? Cioè, l'abbiamo un pochino superato, l'abbiamo... tenta di rafforzare alcuni concetti, quindi quello che tu comunichi e come lo comunichi fa la differenza, cioè quindi non è importante comunicare, ma è capire effettivamente che cosa voglio comunicare. Qui cosa hai voluto comunicare? No, infatti cosa? Il fatto appunto che se non ci fossero state le donne, le opere d'arte sarebbero tutte state rappresentazioni maschili. Ma perché per poi quello che emerge è l'immagine di un uomo. Esatto. L'uomo. L'immagine, l'immagine che io vedo è quella di un uomo. Sì, era per l'8 marzo. Sì, ma il tentativo sì, l'ho capito, ma poi è quello che io vedo, che, cioè, io non devo percepire quello che il comunicatore voleva
farmi capire, ma quello che io vedo, no, per esempio, quello che io vedo sono uomini. No, certo. Però per esempio sarebbe stato più efficace se, come nel caso della Gioconda, fossero stati utilizzati tutta una serie di ritratti, no? Famosi di donne che non c'erano più, no? Allora dici, cosa sarebbe l'arte senza le donne? No? Sarebbe un paesaggio, sarebbe vuota, sarebbe, no? Cioè, allora puoi lavorare su questo. Oltretutto sbagliato, perché non esistendo le donne non esisterebbe il concetto di femminilità e quindi di vestiti come, certo, femminili, quindi sì, col quadro non ha assolutamente senso. No, anche perché la campagna era, cioè, poi tra l'altro, no, il servizio qual era? Cioè che tu andavi e se eri una donna potevi entrare gratuitamente, avevi accesso gratuito in tutti i musei statali, e se venivi accompagnata da un uomo pagava un ridotto, no? Cioè, io questo da dove avrei dovuto evincerlo? Cioè che era questo il servizio che mi vai a offrire? Da nessuna parte, no? Cioè, come faccio? Cioè, allora io nel messaggio che voglio comunicare devo metterci tutto? No, tutto no, però le informazioni principali sì, no? Cioè, almeno dammi, cioè, facciamo un focus su quello che mi vuoi comunicare. Se il servizio, se l'accesso libero, cioè, allora comunichiamolo in un altro modo. Cioè, questo sicuramente non è, no? E tu che fai comunicazione, cioè, al di là se lo fai di un prodotto commerciale o di un prodotto culturale, che dal nostro punto di vista, cioè, è sostanzialmente diverso, devi capire poi effettivamente qual è il messaggio che comunichi. Cioè, il problema non è tanto in questo caso che era un prodotto commerciale piuttosto che l'ha comunicato in maniera più commerciale, no, che non c'è proprio il messaggio. Cioè, e quindi la campagna è fine a se stessa, cioè, non ha avuto successo. Questi, come dicevo, i simboli delle Olimpiadi, per esempio, sono gli eventi, no, mondiali, eccetera, sono più facili da comunicare, no? Perché? Che cosa fanno però essere più semplici, no, da comunicare? Utilizzano, no, la spettacolarizzazione, cioè quelle cose che sono belle per tutti, che sono comprensibili per tutti. Cioè, i fuochi d'artificio del... cioè, comunque sono spettacolari, sono belli da vedere, no? In qualche modo. E utilizzano un linguaggio semplice, immediato, i colori, la vivacità, l'energia, no? Le forme di luce, la luce sui valori olimpici, sul mondo. Cioè, li puoi trovare tanti significati, ma che sono accessibili a tutti. Allora, perché è così facile? Dice, allora per comunicare io devo necessariamente spettacolarizzare? No, devi ridurre la complessità di comprensione. Questo è l'obiettivo. Questo. Lo stesso, velocemente, per le notti bianche, no? Cioè, ogni città aveva la sua notte bianca. Cioè, dedicare tutte le risorse a disposizione. Io non sono stata mai favorevole, perché devi garantire una programmazione continua tutto l'arco, no, del tempo, tutto l'anno solare. Cioè, dedicare tutte le risorse, spettacolarizzare, la maggior parte delle cose alle quali noi avevamo accesso erano principalmente, no, di grande portata, di grande visibilità, divulgazione massima, no? Cioè, lavorava sulle luci, questo è il circo massimo, e si illuminava in maniera diversa a seconda, con una temporizzazione per esempio di un'ora, quindi ogni volta tu vedevi il circo massimo illuminato, no, in maniera diversa, quindi c'è anche questo cambiamento: se passi ad un'ora tu vedi questa cosa, se passi dopo ne vedi un'altra, e quindi anche l'idea di far ritornare le persone nello stesso luogo, no, più volte, che è anche uno degli altri problemi che noi abbiamo, no? Se io ho una collezione permanente, se io realizzo uno spettacolo e la produzione è sempre quella, perché una persona dovrebbe venire a rivederla? Perché la sto comunicando in maniera diversa? Perché sto lanciando un altro messaggio? Perché ci sto avvicinando un altro servizio? Perché? Va bene, questo velocemente, tanto, diciamo, non è il nostro.
Ce lo siamo già detto. E questo qui poi ve lo faccio un attimo dopo e poi scendiamo più nel dettaglio su, appunto, gli studi sui pubblici.